Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asvrald. Eccoci qui con il 18° episodio di Forza Horizon 3. Siamo qui con la nostra Chevrolet Camaro della polizia, con il clacson della polizia, ovviamente. Bellissima, cattiva. Non gli ho fatto nessuna modifica, ovviamente, perché è già bella prepotente così. Bella sportiva. E andiamo a farci qualche bella gara. Vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè, io sono ritornato qua perché ovviamente con il gioiello dimenticato poi mi ha riportato qui. Ero più vicino, quindi va bene. Allora, gara sprint tangenziale di Tugun. Prendiamo la tangenziale, va benissimo. Andiamo. Oh, allora, dopo il camioncino dell'altra volta, questa è molto molto più bella. Già il sound ha il suo perché. Poi vabbè, il motore è motore, eh. Camaro si fa riconoscere per il suo V8 bello prepotente. Comunque sono 7 km, ci vediamo appena siamo arrivati al luogo della gara. Eccoci qua, siamo arrivati allo sprint tangenziale di Tugun. Prepariamo l'evento, vai. Esibizione, va benissimo. Vediamo se possiamo. Perfetto, abbiamo anche la nostra Shelby. Magari un altro giretto sulla Shelby ce la facciamo. Però abbiamo tante macchine, abbiamo troppe auto da provare. Quindi vediamo, vediamo, dai. Piano piano ce le proviamo tutte. Ci sono molte muscle, va bene, dai. Devo partire un po' così perché sennò veramente senza controllo trazione non è molto facile. Allora, vediamo di prendere questi qui, ma sembra un po' difficile da prendere. Adesso quando arriveranno le curve però. Ecco, va. Già questa che non era neanche una curva, ne abbiamo superati 5. Incapaci. Sembra di vedere la gente dove abito io, che non è capace a guidare. Appena arriva la prima curva, basta. Li perdi di vista. Andiamo di potenza pura, senza controllo. Cioè, oddio, noi la controlliamo, senza controlli. Ecco, sarebbe meglio dire così, perché la potenza senza controllo è nulla. Ok, adesso basta con le idiozie, con queste citazioni che non servono a nulla. Io qua avrei voluto fare la rotonda. Tutta in derapata, magari. No, come c'è poi mancato? Ma dove? Cioè, ci sono passato proprio. Vabbè. Sono un cretino. Va bene. Pensavo alla rotonda e non ho visto il checkpoint. Va bene. Capita, capita. Non è vero, non deve capitare. Vai, di frena a mano. Eh sì. Peccato che sia anche un bel barcone. Quindi a volte va anche in sottosterzo. Quello è il problema. Quindi se ne va di muso. Oh oh oh. No, allora, basta fare gli stupidi. Andiamo a vincere sta gara, per favore. Abbiamo sempre il signor Trigaboo95. Buongiorno. Anzi, buongiorno. Lit Viper ZZ. E ovviamente non ha una Viper.
la coerenza con i nomi prima di tutto. Attenzione che in rettilineo ci sverniciano, eh. Mamma mia. Rischiavo di non prendere il checkpoint qui. Senta, lei dove va? Ok, l'arrivo è in rettilineo, quindi rischiamo anche di perdere. Ok, ce l'abbiamo fatta per un pelo, mamma mia. Medals, boss. How about a nice pat in the back? No, 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 io voglio i soldi. E datemene, perché sennò... Ecco, i soliti barboni. Neanche 13.000 crediti. Vabbè. Niente, ce l'hanno con noi. No, io non volevo... Vabbè. Oh, finalmente 75.000 crediti. Mamma mia, ci voleva tanto, anche se... La F355 Berlinetta non mi sarebbe dispiaciuta, però 75.000 crediti era ora. Come disse un personaggio della Disney, era ora! Il Mate, when genio, you're ready to move up in the world, I have a restored Jag Mark II waiting for you. vabbè. Oh, è pronto il nostro gioiello dimenticato, quindi in un prossimo appuntamento andremo con quel gioiello dimenticato, la nostra Jaguar Mark II. A trovare l'altro gioiello dimenticato. Allora, vediamo se questa gara qui davanti la possiamo fare. Circuito cross country. Allora, cross country no, perché giustamente come si può dire, non abbiamo l'auto adatta per farlo. Gara su circuito, facciamo questa, dai. Possiamo il percorso. Dai, che voglio fare una roba un po' prepotente. Vai, 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 vai. Non ci è venuta benissimo. Anzi, direi una discreta figura da cioccolataio. Però va benissimo, dai. Arriviamo, arriviamo. Fateci spazio. Ok, eccoci qua. Prepariamo evento. Esibizione. No, vabbè, dai, usiamo la nostra Camaro perché ce l'hanno fatta pagare anche cara. Non è vero, però. Confronto a quelle che ci hanno regalato, questa l'abbiamo pagata, giustamente. La dobbiamo sfruttare. Anche qui tantissime muscle. Vai, 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 vai. Senza perdere tempo. Tre giri. Vediamo di... E io controllo sempre che la radio sia spenta perché sennò veramente mi segnalano i video per copyright e non mi sembra il caso. Attenzione, attenzione. Signor quel tale Ale, buongiorno anche a lei. Preso? Ma no, ma dai, ci sono passato. Non mi sembrava di esserci passato così, però, eh. Vabbè. Tanto il gioco ha sempre ragione, quindi. Però qua un bel taglio così, perfetto. E andiamo a prendere anche il signor Red Drago 96. Solo preso, eh. Ok. Che ha un'auto sobria con le fiamme arancioni. Complimenti per lo stile. Sì, comunque appena avremo un po' di soldi, il nostro pick-up della Holden lo andiamo a tamarrare. Oh, ma quanto va questo qui? Comunque lo andiamo a tamarrare come se non ci fosse un domani. E probabilmente non ci sarà un domani. Vabbè, questa altra citazione del signor quel tale Ale, giustamente.
Allora, io direi che dobbiamo prendere una certa distanza dal nostro avversario perché l'arrivo è in rettilineo. E come abbiamo visto, la nostra è in rettilineo, cioè non è che arranca, però non è molto prepotente il rettilineo. Ma abbiamo visto che l'auto del signor Red Drago 96 è una bestia in rettilineo. Quindi, allora, se siamo a questa distanza è perfetto. Non ci prenderà mai. E infatti, ultimo giro, dai. Vediamo di farlo bene. Possiamo permetterci, no, stavo dicendo, possiamo permetterci qualche magari derapata in più, ma vedo che il signor Retrago ci sta riprendendo benissimo. Sono curioso di andare a vedere i punti prestazione, perché noi, vabbè, non siamo al massimo della classe A, mi sa che lui sì. Dai, ultime curve. Mamma mia, qua ho fatto proprio una serie di curve pazzesca. Ma in senso brutto, eh. Pessima proprio. Oh, qua sono uscito benissimo. Vai, vai. E arriviamo con stile, come sempre. Dai, dateci un po' di soldi. Ma stai zitta. Vabbè, sì, noi 737, lui 773. Vabbè, vediamo quanti crediti ci possono dare. Ma no, 12.400 crediti. Ma vabbè, lasciamo perdere. Oh, abbiamo un'espansione del festival da andare a fare. E io direi magari di andare a farla. Perché a questo punto Onwards possiamo and fa. upwards, boss. Ah! I've got a short list of locations for site number three. Just look at the map and point. I'll do the rest. The outback. Natural habitat of kangaroos and reptiles and all-wheel drive. Sì. Or the Yarra Valley. Australian wine country. Perfect if you want the blur outside your window to be a lovely green. Allora, abbiamo scelto la velocità l'altra volta, siamo venuti qui a Byron Bay. Scegliamo l'Outback, anche se a me i fuoristrada non piacciono più di tanto, però penso che magari qualche auto da rally, e sto dicendo rally, tipo S4, una... non lo so. Dai, andiamo nell'Outback, facciamo un po' di fuoristrada, dai, va benissimo. Check out our new festival location when you're ready. No rush. This is Australia. The outback isn't going anywhere. Va bene, va bene. Ecco, più distante non si può. Impostiamo il percorso. Chi è che? Che fa sto macello? Ah, ok. Zio Davi, grandissimo. Anche noi, eh. Ah, andiamo a crearci il nostro festival nell'Outback. Ovviamente sono 11 km e mezzo, vi taglio tutto il viaggio e ci vediamo quando siamo arrivati nella zona del festival. Eccoci qua, dopo 11 km e mezzo di salti e capriole a tutto andare. Outback Sito Festival, costruiamo, vai! Vediamo se ci regalano almeno una macchina. Obiettivo sbloccato, istinto di sopravvivenza, perfetto. Cantiere. There it is, Horizon Outback. It's like 50 degrees in the shade and these people are still having the time of their lives. Whatever you're doing out there, keep doing it. Grazie, grazie, va bene. 50 gradi all'ombra. E chi vi ha detto di mettervi all'ombra, no? Come diceva un vecchio.
Una vecchia battuta, va benissimo. Continuiamo, vediamo un po'. I checked out the new festival site. Looks spectacular. You know what would go really well with all those tents and streamers? One of these. Allora, sono praticamente delle buggy. Sinceramente non mi piacciono, però questa ce l'abbiamo già, perché ce l'hanno regalata e ce la regalerebbero ancora, giustamente. Poi c'è la Ariel Nomad. Allora, questa è classe B, questa è classe A e questa è classe B. Però sono tutte praticamente trazione posteriore. Io vorrei una 4x4, perché giustamente andiamo a far fuori strada e io mi trovo meglio con una 4x4, no? Allora, vediamo un po'. Questa ce l'abbiamo già. Però io prenderei la Ariel Nomad, perché ha anche più prestazione. Sì. E gli vado a mettere la 4x4, la trazione integrale praticamente. Vediamo che design. Ma vabbè, giustamente ha soltanto telaio questa auto qui, quindi non è proprio adatta per i design. Però magari un telaio un po' particolare, o se no una roba del tipo mimetica così. Sì, dai, bruttissima. Noi facciamo sempre queste cose bruttissime, va bene. Tanto l'auto non è che sia proprio di sta gran bellezza, eh. Cioè, almeno a me non piacciono queste auto, però certo, ci fosse una Dune Buggy. Bella, bella, ignorante al punto giusto. Va benissimo, dai, andiamo. Potenziamenti. Allora, vediamo un po'. Potenziamento personalizzato. Andiamo a fare questa cosa. Modifica trazione. Perfetto, andiamo a mettere il 4x4. Ok. Allora, con 15.950 crediti praticamente abbiamo un bel... Vabbè, l'abbiamo un po' appesantita, eh. Perché giustamente gli abbiamo messo delle robe. Però l'abbiamo un po' potenziata. Siamo arrivati al massimo della classe A. Almeno abbiamo tutti i vantaggi delle prestazioni. E ok, io direi di terminare qui questo episodio di Forza Horizon 3. Nel prossimo episodio vedremo qualche gara con questa Ariel Atom. E sicuramente vedremo salti su salti, perché andremo a fare fuori strada nell'Outback, se non ci morderà qualche serpente velenoso, va bene. E io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace, lasciate un commento, condividete il video e ci vediamo a un prossimo episodio di Forza Horizon 3. Un saluto a tutti da Asbrald.